Ancora una rapina lungo la circonvallazione, stavolta però è stata sventata da un poliziotto libero dal servizio ad accerchiare un ragazzo di 24 anni della zona che stava facendo rientro a casa 8 scooter con in sella almeno 12 giovani. La banda ha iniziato ad urlare intimandogli di consegnare il mezzo e il borsello. La vittima è scesa subito dallo scooter e poi uno dei baby banditi gli ha addirittura sferrato un pugno al volto cercando di impossessarsi della borsa che lui non voleva lasciare. La gang è poi scappata, ma un poliziotto che era in zona ha assistito a tutto ed ha fatto cadere uno dei giovani rapinatori esplodendo poi due colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. I baby rapinatori sono scappati e sul posto sono giunti immediatamente gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano che hanno avviato le indagini. Lo scooter è stato ritrovato e poi consegnato alla vittima. Poco dopo è stato ritrovato un secondo scooter rapinato con la stessa tecnica a Mugnano. Il mezzo si trovava nei pressi dell'Ocean di Giugliano ed è stato abbandonato in quanto è scattato poi l'allarme.